Ragazzi, benvenuti in RGTV Blog della nuova puntata. E scusate per la pausa di queste 2 o 3 settimane, ero impegnato in qualcosa di importante come un concorso, quindi ho dovuto spendere un po' più di energie verso esso. Di che cosa andiamo a parlare? Come vedete nel titolo, si andrà a parlare di CXBX, emulatore della Xbox Classic, dove ci sono un bel po' di giochi belli da giocare, come i Dead or Alive che non sono usciti per PlayStation 2, ovviamente come il 3, il 2 c'è, però il 3 è fatto davvero bene, e nel video vi farò vedere come configurarlo al meglio e poterlo integrare all'interno di Hyperspin e utilizzare i file DXVK, che sono dei file che migliorano la performance dell'emulatore quando si va ad utilizzarlo con delle schede grafiche ATI. Poi successivamente lo andremo a testare anche su schede video Nvidia. A dopo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per i prossimi video e condividetevelo. A dopo. Ciao ragazzi, bentornati nella puntata di RGTV Blog. Sono un po' in ritardo, vabbè, sono impegnato con un po' di cose importanti. Oggi andiamo a parlare dell'Xbox Classic, la prima console della Microsoft e sesta console, console di sesta generazione, volevo dire, concorrente di PlayStation 2, GameCube e Dreamcast. Ora andiamo a vedere l'emulatore, come inserirlo, come farlo partire, poi per ultimo vediamo come inserirlo in Hyperspin. Dove trovarlo? Allora, andiamo a interrogare il nostro amico Google, scriviamo CXBX e come primo sito il nostro CXBX Reloaded, quindi scarichiamolo da qui, Download Now, e qui avremo tutte le versioni. Queste sono le versioni, diciamo, di programmazione notturna. Qui abbiamo la, tra parentesi, programmazione notturna. I programmatori gli piace programmare di notte e quindi fare uscire la mattina presto il proprio emulatore. Come potete vedere, gli orari, l'una di notte, quindi a molti interessa programmare la notte. Quindi queste sono le nuove versioni. Quando lo scaricate, diciamo che vi darà sempre più o meno la stessa versione, ma è aggiornata. Il file zip si chiama Release VS 2022, quindi stiamo lì. Cambia anno per anno, però comunque questo è sempre lo stesso zip, lo stesso nome. Se scendo, questa qua, anche se è del 2022, si chiama VS 2019. Andiamo a compatibilità, qui abbiamo la compatibilità dei giochi. Come potete vedere, è il 50% ha problemi in games, quindi abbiamo parecchi giochi giocabili, quindi playable. Questi sono i giochi giocabili al 100%, quindi non ha cose che lo impediscono, quindi problematiche visive, giochi che non partono e ovviamente giochi che si fermano al boot. Alcuni hanno il loro modo per farli andare e adesso vi spiegherò come settare al meglio, passo per passo, l'emulatore. Quindi lo scarichiamo. L'ho già scaricato, lo vado ad aprire e lo estrapolo sul desktop. Creiamo la cartella, gli diamo il nome dell'emulatore, quindi CXBX. Inseriamo i nostri file. Attendiamo l'estrapolazione. Apriamo la cartella e facciamo partire l'emulatore. Quindi ci dirà se vogliamo la modalità portable, sì, perché ci andrà a creare delle cartelle di configurazione che noi non toccheremo, ma
avremo tutto qui dentro. E c'è più comodi perché è più comodo perché possiamo inserirlo in una pennetta, mettere il gioco insieme e trasportarlo in un altro computer senza fare nessun'altra configurazione. Allora, i settaggi da fare sono questi, come potete vedere molto simili agli altri emulatori, configurazione input, video, audio, e ci sono altre cose. Abbiamo la configurazione dell'EEPROM. Adesso andiamo ad abilitare un po' di cose. Questo, se non è abilitato, abilitatelo. Abilitiamo anche questi, ignore invalid XB section, e diamo anche allow admin privilege. Poi questo non è abilitato, quindi non è possibile abilitarlo. Abilitiamo lo speed hack. Poi abilitiamo anche skip RDTSC patching. Per alcuni giochi è necessario, se no non partono, rimangono alla schermata di boot. Ora passiamo ai giochi da leggere. Allora, io ho già giochi estrapolati, ma vi faccio vedere se nel caso voi avete scaricato un gioco ISO, come estrapolarlo. Vi metterò nella descrizione il programmino utile per fare sta cosa qui. Apriamo XDVD Emulator. Mettiamo la terza opzione, quindi Extract Browse File in ISO, Next. Prendiamo l'ISO che ci serve, in questo caso Capcom vs SNK. Facciamo Next, ci farà vedere tutto il contenuto. Diamo Extract, Extract All. Andiamo nell'hard disk che utilizziamo di solito per le ISO. Io mi sono premunito delle varie cartelle e questa è la cartella del gioco. Ovviamente l'ho già estrapolata, quindi ci mette un po'. Diamo l'ok. A me dirà che ci sono già dei file, quindi mi chiederà di sovrascriverli. Ora da qui mi sposto nella cartella dei giochi. E questa è la cartella che lui sta creando, dove sta mettendo tutti i file del gioco. Quindi o lui me li sovrascrive già in automatico, oppure me lo chiederà adesso. Vediamo un po' come va. Perfetto, non ha fatto niente di che. Usciamo dal programma e abbiamo il gioco estrapolato per come si dovrebbe utilizzare nel programmino, nel nostro emulatore CXBX. Ok, adesso l'abbiamo estrapolato, possiamo andare OpenXBE. Entriamo, clicchiamo su Default XBE, abbiamo il gioco, adesso l'ha messo all'interno del disco virtuale. Andiamo a settare l'input. Al momento settiamo l'input del joystick, quindi abbiamo il Duke LS. Chi conosce l'Xbox sa la differenza tra i due joypad, ma qui nell'emulatore alla fine cambia poco perché sono sempre quelli i tasti, ma nella realtà è un joypad più grande il Duke. Possiamo inserire anche il joypad reale, da qui vi farò vedere, vi metterò in alto a destra il link di come modificare il joypad dell'Xbox appena trovo un joypad messo male che non voglio utilizzare sull'Xbox, oppure un adattatore, un qualcosa da modificare, perché i joypad dell'Xbox originali hanno il cavo antistrappo, quindi quando tirate si stacca il cavo non dalla console ma in mezzo al cavo, c'è questo particolare attacco in modo tale che non vi tirate la console appresso. Quindi mettiamo Duke, tanto è indifferente, e configuriamo i tasti. Clicchiamo, non muoviamo il mouse perché vi metterà l'asse del mouse.
clicchiamo. Quando vi appaiono i tre puntini, premete il tasto della tastiera. Così dovete fare se configurate un joypad. Se avete collegato il joypad, ci sono qui. Sono qui dentro. Quindi in questo caso sta configurando il direct input della keyboard mouse, quindi li mette insieme. Qua metto 2, start metto 1. E qua possiamo mettere up, down, left e right delle croci direzionali della tastiera. Poi facciamo lo stesso, up, down, left e right. E qui mettiamo i trigger, che sono i bottoni dello schienale del joypad. Qui mettiamo un nome di un profilo e facciamo salva. Vabbè, l'ho messo a caso, fa niente. Possiamo uscire e far partire il gioco. Ora faccio partire il gioco senza configurare l'intero emulatore, dopo lo facciamo, così vado a vedere, mi sincero, dell'effettivo funzionamento del gioco prima di andare a modificare varie impostazioni. Perfetto, vediamo come funziona il gioco. Sentite l'audio, lo abbasso un pochettino. Qui in pratica non funzionano i tasti frontali e il gioco ha queste problematiche qui. Problematiche con lo sprite, quindi questa è l'incompatibilità di cui parlavamo. Lo stesso sull'altro gioco Marvel vs. Capcom 2, però è giocabile. Diciamo che qua l'audio dei personaggi funziona bene. Faccio una Hadouken, dovrebbe funzionare. Non va. Non mi fa funzionare le diagonali praticamente. Va bene. Questo è uno di quei giochi che ha problematiche nell'avvio. Vabbè. Era giusto per farvi vedere come si estrapolano i giochi. Adesso vi faccio vedere. Metto stop a questo gioco. E andiamo a caricarne un altro, diciamo uno dei giochi miei preferiti, che è Dead or Alive 3. Ora, avviando il gioco, vi faccio vedere con questa risoluzione base come si vede anche a tutto schermo, e potete vedere le scalettature, diciamo la figura tridimensionale che non è perfetta, quindi capirete un po' voi dopo che andrò a mettere i settaggi quasi al massimo, vabbè, diciamo al massimo 2 per aumentare la tridimensionalità, togliere tutti i difetti del gioco. Allora, dovrebbe partire con queste impostazioni, alcuni giochi purtroppo si bloccano, quindi siamo costretti a mettere 2 emulatori nell'Hyperspin. Come di Dead or Alive 3 dovrei togliere un'impostazione per farlo partire, perché adesso mi sa che si è bloccato, doveva già partire. E infatti si è bloccato l'emulatore, infatti esce un tondino e fa non risponde. Perfetto. Chiudiamo il programma, lo riapriamo, quindi rimettiamo Allow Admin Privilege, Ignore. L'unica cosa che andrà tolta
e lo speed hack. Questo sta tolto e ho tolto anche questo in questo caso, quindi lo skip RDTSC patching, abbiamo tolto entrambi. Quindi alcuni giochi vanno messi in una maniera e l'altro in un'altra. Quindi diamo lo start. È rimasto l'emulatore di sottofondo, per quello non me lo fa partire, vediamo. Andiamo nella gestione attività. Può succedere che rimane. Rimane un problemino di sottofondo. No, mi sa che è uscito, va bene. Allora, questi sono impostati. Riapriamo di nuovo di Draw Live. Facciamo partire. C'è un processo che occupa la cartella dei dati, quindi è rimasto bloccato il processo. Quindi CXBX. Eccolo qua, non l'avevo visto, togliamolo. Adesso dovrebbe partire CXBX. Apriamo l'eseguibile, diamo lo start. Adesso non dovrebbe dare problemi. Ora vi faccio vedere qual è l'impostazione magari che ve lo fa bloccare. Dovrebbe essere lo skip. Difatti, senza quelle due funziona. Allora, stoppo un attimo l'emulazione, giusto per non perdere tempo. Vediamo qual è. Mi sa che è questo quello che blocca l'avvio di questo gioco. Quindi ogni gioco ha delle impostazioni sue. Burnout non si avvia, mi sa, se non metto lo skip, quindi al contrario. Tende a fare un caricamento all'infinito. Allora, questo con lo skip va, parte. Quindi se metto lo speed hack, quindi run Xbox thread on all core, non dovrebbe andare. Quindi c'ho lo start. Sempre se questa opzione funzioni in automatico, senza che devo andare a chiudere e riaprire l'emulatore per farla funzionare. E difatti sembra che si sia bloccato. Allora, questo gioco non supporta questa modalità. Diamo lo stop, e infatti era quella l'opzione. Quindi suppongo che alcuni giochi dovrebbero essere fatti partire con determinate modalità attive e alcuni no. Quindi suddividere un po' i giochi tra un emulatore e l'altro. Quindi fare magari inserire due emulatori, lo stesso emulatore all'interno di Hyperspin, ma con due impostazioni differenti, quindi dargli uno o l'altro a seconda del gioco. Chiudiamo l'emulatore, quindi vado a chiudere anche quello che è rimasto aperto, questo qui, perfetto. E ora per far partire The Dura Live mi basta semplicemente anche tenere attivo skip RDSC patching, e la faccio partire comunque, quindi non è un problema. Il fatto del multi-thread va bene comunque, possiamo tenerlo disattivo, altri giochi partiranno comunque. Facciamo dei test adesso.
Adesso già incominciamo a vedere un po' una differenza tra un'impostazione video e un'altra. Quindi vi faccio vedere come si porta questo emulatore alla massima potenzialità, quindi senza rallentamenti. Adesso vi farò vedere che il gioco è rallentato. Allora, i setting dell'input sono andati a benedirsi. Configuriamolo. Il settaggio non è stato salvato. E vabbè. Lo faccio velocemente. Perfetto, facciamo anche questo. Salviamo. Usciamo dalle impostazioni e facciamo questo. Ora ve lo metto a tutto schermo così potete vedere la sgranatura anche degli oggetti tridimensionali. Entriamo nel gioco. Così vediamo dal vivo le differenze. Ah, questa è Kasumi, la vedete tutta sgranata. Entriamo nel gioco. Così vi faccio vedere adesso come va lento. Quindi sgranatura sugli oggetti 3D, scalettatura e gioco lento. Più che altro lentissimo. Adesso esco dal gioco. Dobbiamo fare così. Allora, per aumentare la grafica dobbiamo entrare in config video, mettere questa display resolution al massimo, ovviamente ci porterà a ingrandire al massimo la finestra e non vedremo più i menu di sopra, però fa niente, è qualcosa che possiamo settare prima di avviare il gioco. E qui mettere 2x di render resolution. Quindi mettiamo accetta. Selezioniamo l'eseguibile del gioco e lo facciamo partire. Ci apparirà tutto schermo, ma comunque a finestra. E io premo Alt invio per metterlo a tutto schermo. Su Hyperspin andrà in automatico a tutto schermo, quindi non c'è nessunissimo problema. Adesso il gioco è impostato in 4 terzi. Dopo andiamo a vedere come impostarlo in widescreen. Molti giochi supportano il widescreen, quindi è una bella cosa. Come potete vedere, adesso si vede molto, ma molto meglio. Anche i gabbiani. Kasumi lo stesso si vede bene, però il gioco comunque è rallentato. Adesso vi faccio vedere. Ah, grafica tutta molto bella, 4 terzi. Ma gioco rallentato. Ora usciamo dal gioco e inseriamo delle patch. Prima di andare a mettere widescreen, andare a vedere quelle cose lì, mettiamo una piccola patch. Allora, bisogna scaricare dal sito. Andiamo a fare una piccola ricerca. Scriviamo DXVK in Google. Io ve lo metterò come link nella descrizione. E scarichiamoci queste DirectX Vulkan. È un progetto creato per far funzionare i giochi in Wine. Però questa è una piccola patch che funziona egregiamente in alcuni emulatori di Windows, quindi gli dà un turbo. Questa patch, questa fix, come la vogliamo chiamare, funziona nelle schede video AMD. Sulle Nvidia non dà questa potenza, non dà questa capacità di far andare il gioco più veloce.
dobbiamo fare così, prendere queste DLL, CXBX va a 32 bit, quindi dobbiamo usare le 32 bit. Ero sicuro andasse a 64, ma va a 32. L'Xbox era a 32 bit, quindi... Allora, per capire se sta andando, eccolo qui, ricrea un log, quindi vuol dire che si è collegato all'emulatore. Ora, per metterlo in widescreen, dobbiamo andare a configurare l'EEPROM. Video setting normal, mettiamo widescreen. Questo non lo mettiamo perché ci potrebbe dar fastidio, però vabbè, possiamo provare. Apriamo l'Hydra Live. E lo facciamo partire. Tutto schermo. Alt invio. E adesso vi dimostro la differenza. Vi ripeto, io ho una scheda video AMD, quindi può essere che l'emulatore vada più lento perché l'Xbox generalmente era costruita con Nvidia. Quindi con questi DLL ha un aiuto in più per funzionare in maniera molto ma molto più fluida. E lo vedrete da voi. Vi ripeto, su Nvidia potrebbe non funzionare, quindi questa cosa l'ho testata con un amico e la testerò sull'altro computer. Vi farò vedere. Ecco il gioco come funziona, molto più fluido. Allora, io sto registrando, quindi potrebbe avere delle perdite di frame, però voglio dire, il gioco è giocabile. Come se fosse sulla vera Xbox. Perfetto, widescreen, full HD. Volendo potrei alzare anche di più la risoluzione, però dipende dalla potenza del vostro computer. Però questo sicuramente è già un bel vantaggio. Allora, adesso andiamo a vedere come configurare la nostra CXBX all'interno di Hyperspin. Allora, facciamo così. Allora, dobbiamo fare così. Io ho preferito mettere nella cartella emulatore il CXBX così com'è e poi lasciare le ISO nella cartella dove vi ho fatto vedere prima in un altro hard disk. Inseriamo il sistema in questa maniera qui. Allora, andiamo e iniziamo a inserire il tutto così com'è, Xbox Classic. Diamo next, emulatore. Diamo il nome dell'emulatore, quindi CXBX. La cartella dell'emulatore, quindi CXBX, e quindi l'eseguibile. ROM extension, gli do RAR. Ovviamente per chi mi segue sa già come inserire questo simbolo, ma ve lo faccio vedere anche come si inserisce se non l'abbiamo sulla tastiera virtuale, se non l'abbiamo sulla tastiera reale. Quindi questo è il carattere maiuscolo e lo premiamo, quindi viene inserito. Mettiamo qui maiuscolo, eccolo qua. Ne tolgo uno, possiamo chiudere la tastiera virtuale, e l'eseguibile XBE. Questa è l'estensione degli eseguibili dell'Xbox Classic. Modulo, vado a vedere se è il modulo suo che ha all'interno di default funzioni, se no ve lo metto in descrizione uno nuovo compatibile.
Ok, salviamo il tutto. Add emulator to system instead of global. Next. La ROM, la cartella delle ROMs, quindi in questo caso delle ISO. Allora, dove sta? Eccola qua, Xbox Classic. Ok, intanto me la vado un po' a sfoltire perché ci sono cose che non servono. Questa posso lasciarla, varie, lascio così com'è. Mi cancello questo qui che al momento non serve. Questo file zippato in questa maniera e anche questo. E abbiamo i quattro giochi. Anzi, mi vado a comprimere questo. Comprimi. Comprimiamo in formato RAR. Adesso vi faccio vedere cosa va attivato. Allora, ho creato lo zippato, il RAR di Capcom vs SNK 2. Diamo next, generiamo il database dalla cartella, diamo finish. Lui ci farà vedere 5 giochi. Ok, ne ha trovati 5. Quindi andiamo, facciamo l'audit, qui ci sono i 5 giochi. Adesso possiamo già provare a farlo partire, metto Didra Live come sempre, vediamo se il modulo funziona correttamente o meno, o se ci sono degli errori. Ok, ho dimenticato una cosa importante. Importantissima direi. Importantissima nel setup. Devo aprire questo. Devo abilitare 7-Zip. Mettiamo l'ok anche qui, true. Mettiamo true anche qui. Le estensioni ovviamente le abbiamo nella modalità global, quindi zip, rar, tutto come al solito. Normalmente non è abilitato, quindi lo abilitiamo così. Allora, il nome dell'Xbox dovrebbe essere quello giusto, però l'icona non c'è, pazienza. Allora, se non c'è l'icona, alle volte può essere che abbiamo scritto male il nome della sezione. Quindi, per capire come fare, dobbiamo andare in Hyperspin, quindi moduli. Il modulo del CXBX ci aiuta. Entrando nei moduli, apriamo questo file hack, dove ci dà il nome giusto del sistema. Perfetto. Questo è il nome giusto del sistema, quindi Microsoft Xbox. Facciamo copia. Lo vado a cambiare qui. Gli do un altro nome. Ecco qua. Questo è quello giusto. Se no il modulo non funziona. Questo è un mio errore. Può capitare a chiunque, purtroppo. Allora, adesso dovrebbe funzionare tutto correttamente, però vabbè. Il modulo in questa modalità me lo faceva selezionare, va tutto bene alla grande. Nel caso non appaiono i moduli, sapete come fare, dovete togliere questa spunta. Di solito quando l'andate a installare
dovete togliere questa spunta e questa, in modo tale da avere tutto sotto mano. Quindi anche se sbagliate il nome del sistema, il modulo funziona comunque. Io sono andato a correggerlo per far apparire il modulino, però alle volte può succedere che non avete tolto queste spunte, allora siete costretti comunque a mettere il nome giusto del modulo. Allora, adesso che abbiamo abilitato il 7-Zip, dovrebbe andare, in teoria. Io faccio sempre delle prove un po' per farvi vedere un po' cosa potrebbe apparire. Eccolo qui, questo è un altro errore che possiamo andare a modificare. Allora, setting, skip check, questo mettiamo tutte e due, ROM e demo, e ritentiamo a far partire il tutto. Adesso dovrebbe andare, sta estrapolando il tutto, come potete vedere. 1, 2, 3, 4, dobbiamo attendere l'estrapolazione. Io faccio andare più veloce il video, così non attendete con me l'estrapolazione. Una volta finito dovrebbe in teoria funzionare. Allora, ci siamo quasi, 95-96. Vediamo se parte. Se il modulo è corretto, dovrebbe andare. Load incomplete. E da qua vediamo se parte l'emulatore, dovrebbe apparirmi. Ok, il modulo non è quello giusto, dobbiamo inserire il modulo corretto. Perfetto, è rimasto inchiodato. Uso un trucco per uscire. Allora, io il modulo lo prenderò dall'altro Hyperspin che ho di backup, perché ho fatto altri test, altre cose. Moduli CXBX, abbiamo CXBX reloaded e quindi CXBX, quello corretto è reloaded. Ok, facciamo un copia, ve lo metto qui, incolla, e aggiungo l'archivio zippato, così ve lo mando. Vediamo un po' come inserirlo nell'altro Hyperspin. Infatti ho due cartelle, con uno che l'ho già sistemato, quindi funziona, e qui andiamo a metterlo in moduli. C'è CXBX normale e gli metto il reload, quindi perfetto. Vado a moduli e faccio un rinnova moduli, quindi mi è apparso questo CXBX. Vado ad emulatori, vado al modulo e prendo l'altro CXBX reloaded, eccolo qua. Chiudiamo e in teoria dovrebbe partirmi il gioco, almeno spero. Ok, era già estratto, l'emulatore è partito, in teoria dovrebbe andare, quindi aspettiamo che si carichi nell'emulatore.
Ma dovrebbe apparire. Ecco. Questo è un problema, vediamo di correggere il fade. Di essere partito è partito il gioco. Ovviamente adesso proviamo ad uscire, ma non esce. Ok. Purtroppo mi sa che questo modulo non ha settaggi. Emulatore. Difatti non ha nessun settaggio. Allora, si dovrebbe dire all'emulatore di partire a tutto schermo in automatico, quindi però vi era questo problema. Andiamo all'emulatore, quindi gli diamo, entriamo in CXBX, nelle impostazioni video c'è la modalità esclusiva full screen. Ok. Adesso il gioco, faccio partire lo stesso in modo tale che non me lo estrapoli di nuovo. In effetti lo sta estrapolando di nuovo. No, ci siamo, 96, vediamo se questa volta parte senza problemi. 98, 99, 100. Si è fermato l'audio, adesso parte l'emulatore e va tutto schermo. Perfetto, queste erano le uniche impostazioni da mettere per farlo andare correttamente. Adesso il fade è andato tranquillamente ed è partito il gioco. Quindi ovviamente se l'emulatore non va tutto schermo in automatico non riesce a rilevarlo. Allora, mi sa che l'unica impostazione che non ho inserito è il V-Sync nel video. Sì, manca solo il V-Sync. Vabbè, dopo lo andiamo a inserire. Sì, va perfetto. Ok. Bene. Per uscire dal gioco, ESC ed esce dall'emulatore. Ciò che prima non faceva. Perché è come se il modulo non agganciasse. Allora, entriamo nell'emulatore e aggiungiamo anche il V-Sync, Force V-Sync. Accept. Ora proviamo a caricare un gioco che comunque ci mette veramente poco nel caricarsi. Capcom vs SNK 2. Proviamo. Anche perché è piccolo da decomprimere. La canzoncina di sottofondo. Questa è una chicca per chi deve attendere la decompressione. Questo, come vedete, ci mette veramente poco. Ok. Adesso ovviamente il gioco dovrebbe partire con ovviamente tutte le sue problematiche che ci sono. Eccolo qui. Ok. Ovviamente questo gioco è
ovviamente solo in modalità 4 terzi. Perfetto. Facciamo partire Burnout, che ci mette un pochettino di più. 799 è la grandezza. Diciamo ci mette il doppio del... Andrò a vedere come si impostano questi MP3 che partono di sottofondo, è interessante. Possiamo mettere suoni di vario genere, di vari videogiochi. Questa è una dei video che vi farò vedere, è molto interessante. Possiamo personalizzare come vogliamo l'avvio dei giochi. In questo caso potevamo mettere anche un'immagine di sottofondo. Questo ve lo farò vedere in uno dei video per quanto riguarda le funzionalità varie dell'Hyperspin. Perfetto. Adesso attendiamo che si avvia l'emulatore, che sta andando tutto a schermo. Perfetto. Mi sa che Burnout vuole la modalità multithread, perché non sta andando. Quindi sicuramente questo gioco ha bisogno di quella modalità. Ora vediamo. Visto che ci sta mettendo parecchio per caricare, questo dovrebbe caricare veramente subito. Andiamo a vedere. Vado con l'emulatore classico. Apro CXBX e vediamo i settaggi. Allora, la patching sta. Quindi adesso, se lo vado a caricare, non dovrebbe partire come ha fatto prima. Do lo start. Lui si avvia in modalità tutto schermo e dovrebbe rimanere sulla schermata di caricamento. Sta qui. Mentre esco dall'emulatore, quindi faccio Alt F4, non questo, mi sono sbagliato, CXBX Reloaded, e faccio in questa maniera qui, quindi gli do uno speed hack che è run Xbox threads on all core, diamo sì, carico il gioco e lo faccio partire. Quindi almeno su questo gioco dovrebbe partire in questa modalità. Perfetto. Quindi che si fa? Facilissimo.
Allora, vediamo come parte il gioco. Dovrebbe andare bene. Perfetto. Modello della macchina fatto benissimo. Adesso attendiamo il caricamento. È andato. Sì, ci mette un po', ma niente di particolare. Ok. Con il trigger funziona. Perfetto, va benissimo. Allora, come potete vedere, il gioco è veramente fluido. Nelle altre versioni di questo emulatore c'erano dei difetti grafici, ma era dovuto dalla compatibilità della scheda video con l'emulatore. Quindi ovviamente quei difetti grafici sparivano o premendo dei tasti particolari sulla tastiera, oppure inserendo quel DXVK che vi ho fatto vedere prima. Questo è lo spettacolare Burnout, che è il primo Burnout della serie, molto molto fluido, dovrebbe essere intorno a 60 frame al secondo, penso. Ecco, preso in pieno, perfetto. Il gioco funziona alla grande. Ecco, ho preso il furgone di nuovo in pieno. Allora, ragazzuoli, come vi ho detto prima, bisogna creare una copia, diciamo copia. Ecco, allora. Partiamo da zero. Allora, per venire incontro a questa problematica dell'emulatore, del gioco più che altro, bisogna fare un copia e un incolla. Quindi si va a copiare l'intero emulatore su un'altra cartella, in modo tale da avere più versioni dell'emulatore, con più, diciamo, con più opzioni diverse, in modo tale da coprire tutti i giochi. In questo caso abbiamo visto che non va bene Burnout con delle impostazioni, ne creiamo un altro con impostazioni diverse. Allora, la prima cartella CXBX ha tutte queste impostazioni attivate tranne l'Hack Speed. Il secondo lo chiamiamo CXBX2. Abbiamo 2. Entriamo in CXBX. E andiamo ad abilitare la Hack Speed che serve per il gioco Burnout. Ora però dobbiamo inserire questo emulatore. Allora, io ho messo Alternate, lo vado a togliere, così vi faccio vedere come fare. Andiamo a mettere CXBX2, la cartella dell'emulatore, quindi emulator CXBX2, CXBX l'eseguibile, from extension RAR EXBE, modulo, il classico modulo del CXBX che vi ho detto prima, quindi CXBX Reloaded. Salviamo dal floppino e abbiamo questi due emulatori. Ora adesso vogliamo dire al gioco di utilizzare l'altro, quindi facciamo Alternate Emulator, diamo un più,
selezioniamo il gioco, quindi Burnout, sistema Microsoft Xbox, emulatore CXBX2, salviamo e adesso andiamo a testare il gioco. Quindi Games, mettiamo System Audit, quello classico, premiamo su Burnout e lo facciamo partire. Dopo facciamo qualche altro test per vedere, perché c'è Dead or Alive Ultimate con tante impostazioni. Questo ha continuato a fare l'estrapolazione del gioco da dove avevo interrotto io. Attendiamo, vabbè, questo sta tornando indietro perché il calcolo non è quello giusto. Perfetto, non so quanto tempo adesso ci metterà, però alla fine l'importante è che funzioni. Ok, perfetto, il gioco adesso deve partire regolarmente. E non dovremmo avere problemi, quindi l'attesa dovrebbe essere poca di caricamento. Sempre se ce l'ha da buona. Mi sa che questa è la modalità con l'altro emulatore. Quindi con le opzioni non giuste. Ah no, è andato, perfetto. è andata. Perfetto, era quello giusto. Vado avanti. Come al solito ci mette un pochettino. È pesantuccio come gioco, però funziona. Pure adesso dobbiamo attendere un pochettino. Sarà per il fatto che sto registrando sullo stesso hard disk dove sta leggendo il gioco, quindi per quello che rallenta un pochettino. In realtà ci mette veramente poco. Questo dipende anche dalla versione dell'emulatore, perché ricordo che in vecchie versioni era molto più veloce. Comunque, perfetto, questo gioco va, funziona. Possiamo uscire. Ok, è uscito perfettamente. Non è rimasto nella grafica del gioco come prima. Come al solito ringrazio tutti i gruppi che mi ospitano, tutte le persone che mi fanno le donazioni, mi offrono il caffè, tutti gli iscritti, i nuovi iscritti. Io intanto ho ripreso a lavorare sui vari tutorial, sto facendo un po' di cose, un po' di progressi, pian piano, perché sto portando un po' di novità, piano piano, perché sono da solo. E che dirvi ragazzi, mi raccomando, continuate così, continuate a seguirmi, perché è, diciamo, la benzina che porta avanti tutto questo carrozzone. E ci vediamo al prossimo video, ciao.